Sarà un anno ricco di sorprese, di iniziative di alto livello, il 2024 per la nuova Fondazione Pistoia Musei. La nuova fondazione, ente strumentale della Fondazione Caripit, presieduta da Antonio Marrese, è stata presentata oggi nel corso di un incontro pubblico nell'auditorium dell'antico Palazzo dei Vescovi, una delle quattro sedi museali della fondazione. La grande mostra sulla pop art in Italia a Palazzo Buontalenti e l'inaugurazione dell'area archeologica al Museo dell'antico Palazzo dei Vescovi sono i due cardini di un programma culturale di alto livello che attenderà i visitatori nel 2024. L'anno pop di Pistoia Musei è stato definito con una bella trovata. È un anno in cui Fondazione Pistoia Musei, nella sua nuova veste di fondazione ente del terzo settore, rafforza i suoi orientamenti scientifici, educativi e sociali. Quindi un anno che offrirà nuove mostre, la mostra sulla pop art italiana a cura di Walter Guadagnini. Questa è una mostra che vuole raccontare questo fenomeno attraverso quello che è successo nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, ma anche in quelle più piccole come Pistoia, che è stato un luogo centrale per l'affermazione di questa tendenza in Italia. Una data indicativa per l'inaugurazione, quanto durerà? La mostra sarà a metà marzo e durerà fino all'estate. È uno sforzo che come gruppo Fondazione abbiamo fatto, che ha visto una ristrutturazione della nostra organizzazione interna, che vede appunto in questo nuovo ente, questa Fondazione Pistoia Musei, ente del terzo settore, lo strumento per portare avanti le nostre politiche culturali. La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, come tutte le fondazioni del resto, ed è questo consiglio costituito da tre componenti. C'è Giuseppe Gherpelli, che è il presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese, oggi divenuta Fondazione Teatro di Pistoia, della dottoressa Cristina Pantera, che è il vicepresidente della Fondazione, dottore commercialista, e poi ci sono io, che faccio il notaio e mi sono trovato a svolgere questo incarico di cui sono certamente onorato e che ho la funzione, diciamo così, di coordinare questo organo di amministrazione.